Carissimo Don Agostino, parroco della nostra caserma, grazie per la tua vicinanza, per il tuo affetto e per averci permesso anche oggi di celebrare la nostra Virgo Fidelis nella tua casa, la nostra casa. Un sentito ringraziamento ai sindaci dell'isola d'Ischia che di presenza idealmente oggi hanno deciso di condividere la nostra gioia, ma che quotidianamente supportano e collaborano con le nostre stazioni sul territorio. Un saluto e un ringraziamento particolare anche ai rappresentanti delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, con i quali abbiamo fin da sempre tessuto strettissimi legami, con l'obiettivo che ci accomuna tutti di offrire il miglior servizio possibile al cittadino. Ringrazio e ne approfitto per, lo faccio quotidianamente, ma ne approfitto per farlo in questa occasione pubblica, i miei collaboratori che quotidianamente, con senso di responsabilità, con silenzioso sacrificio, supportano, sono a disposizione delle comunità, offrono il proprio costante contributo per la risoluzione e per affrontare al meglio le istanze del cittadino, e spesso danno loro anche valori, sentimenti di umanità, di vicinanza e di affettuosa e fraterna protezione. Pongo un saluto affettuoso a tutte le associazioni d'arma presenti e che ci onorano del loro affetto, ma in particolare mi rivolgo all'Associazione Nazionale dei Carabinieri, ai soci, alle benemerite, in particolare quest'anno al nuovo presidente, il luogotenente Luigi Magliaro, e al presidente uscente, il maresciallo maggiore Giovanni Vittozzi, che con la loro opera, specialmente durante il periodo pandemico che stiamo ancora vivendo, hanno dimostrato veramente valori fortissimi, solidissimi per noi carabinieri ancora in servizio. Solo per citare alcune attività, sin da subito hanno collaborato con la consegna di pacchi, di generi di conforto, di medicinali per la popolazione in difficoltà. Hanno lavorato per disciplinare le file davanti agli uffici postali per gli anziani. Hanno supportato in ultimo l'organizzazione e la disciplina degli hub vaccinali. Sono stati per la popolazione, per noi carabinieri, portatori di quei valori di cui l'arma si pregia. Grazie veramente per l'attività svolta, di cui personalmente, come comandante dei carabinieri dell'isola d'Ischia e di Procida, sono veramente orgoglioso. Alla vedova Michela Caramia, ai figli tutti, ringrazio con una semplice parola: grazie. Veramente un sentito grazie per la vostra forza, per i vostri sorrisi, per i semplici gesti che spesso ci rivolgete, che sempre, costantemente ci rivolgete. Perché sono semplici, sì, ma sono portatori di un'energia potentissima per il nostro animo. Loro sono i testimoni del fatto che l'arma dei carabinieri, in particolare, soprattutto nei confronti delle famiglie dei carabinieri che non ci sono più, continua ad essere portatore di questi valori. In ultimo ringrazio i cittadini che ci collaborano quotidianamente e che sono al nostro fianco e che ci offrono il loro affetto. Buona Virgo Fidelis a tutti, viva l'Arma dei Carabinieri.